Un vero e proprio raid notturno nel parcheggio della Coop in viale Teseo Tesei a Portoferraio. A farne le spese quattro auto, fra l'altro piuttosto datate, che hanno riportato danni maggiori del bottino magrissimo che i ladri, i vandali, sono riusciti a mettere da parte. Armati probabilmente di un corpo contundente, forse una mazza di gomma per fare meno rumore, i soliti ignoti nella notte fra martedì e mercoledì hanno sfondato in tutti e quattro i casi il finestrino dal lato del passeggero, aprendo successivamente la portiera delle auto prese di mira. Dalle autovetture lasciate in sosta da pendolari residenti sul continente ed in un solo caso da un elbano partito il giorno prima sarebbero stati portati via solo pochi spiccioli ed un paio di cuffie per ascoltare la musica. Sul caso stanno indagando i carabinieri del nucleo radiomobile di Portoferraio che per il momento hanno escluso che possa essersi trattato del blitz di qualche malintenzionato in cerca di documenti.